Anche sulle messe di Natale adesso le incertezze vanno diradandosi. Un'indicazione arriva dal Consiglio Permanente CEI riunito stamattina in videoconferenza. A parlare il pro-presidente Monsignor Mario Meini, vescovo di Fiesole, alla guida dei lavori in funzione del Cardinal Bassetti. Questa l'indicazione. In questi mesi è apparso chiaro, direi anche senza grandi raccomandazioni, è apparso chiaro come sia possibile celebrare nella comunità in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme. Siamo certi che sarà così anche nella prossima solennità di Natale. In questo scenario arrivano anche le linee guida sulle cerimonie della Commissione europea, di cui circola una bozza. Evitare quelle con grossi assembramenti, la raccomandazione, sostituendole, ma solo in tal caso, con TV, radio e internet. Decisione finale mercoledì. In Belgio invece il governo ha deciso oggi non solo niente messa a Natale, ma niente celebrazioni fino al 15 gennaio. Scelta durissima per via dei troppi contagi. I vescovi belgi hanno espresso solidarietà alle misure del governo pur di fermare la pandemia, facendo però notare che sentono tale divieto come una limitazione alla fede. Attesa perciò per il nuovo DPCM in Italia, dove il nodo è invece legato esclusivamente al coprifuoco, cioè all'orario in cui celebrare. Tornando infine al vertice del Parlamentino dei Vescovi, non è mancato il saluto al Cardinal Bassetti, da 10 giorni ormai negativo al Covid. Rivolgiamo subito il nostro pensiero e un abbraccio ideale al Cardinale Presidente Gualtiero Bassetti, nella speranza anche di poterlo sentire dopo.